Adesso cominciamo un nuovo capitolo della chimica, le reazioni di equilibrio, equilibrio chimico. Dunque, scriviamo una generica reazione chimica, come al solito, quella là che abbiamo già scritto per andare a definire la cinetica chimica. Cioè abbiamo una reazione omogenea che avviene in fase gassosa, quindi tutti i reagenti e i prodotti di reazione sono tutti prodotti gassosi. E abbiamo A molecole, la specie A, in fase gassosa, che reagiscono con B molecole della specie B in fase gassosa, per dare origine a C molecole della specie C in fase gassosa, più D molecole della specie D in fase gassosa. Benissimo, per alcune reazioni succede qualche cosa di strano. Andiamo a vedere. Andiamo a diagrammare su questo sistema cartesiano, in funzione del tempo che viene riportato sull'asse delle ascisse, la concentrazione dei prodotti di reazione e dei reagenti. Quindi riportiamo la concentrazione di A, la concentrazione di B, la concentrazione di C, la concentrazione di D. Forse non ho detto che la concentrazione espressa in moli litro si può indicare sinteticamente riportando, diciamo così, il simbolo della sostanza che noi stiamo considerando fra parentesi quadre. Se non l'ho detto, lo dico adesso ed è valido anche per quello che ho detto precedentemente. Quindi, ragazzi, volete finire per cortesia? Allora, supponiamo praticamente che questo è il valore della concentrazione iniziale di A e della concentrazione iniziale di B, che io indico con concentrazione con A di A con 0, concentrazione di B con 0. Chiaramente, essendo questo un valore costante, questo praticamente viene rappresentato su questo diagramma con una retta orizzontale. Si può verificare che la concentrazione, diciamo così, di A e di B vada nel tempo. Va diminuendo, ma la velocità con cui si verifica questa diminuzione rapidamente si attenua e praticamente raggiunge un valore limite al di sotto del quale uscire, e raggiunto questo valore limite la concentrazione resta costante nel tempo. Contemporaneamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo che se inizialmente la concentrazione di C e la concentrazione di D erano uguali a zero, mano a mano che A e B cominciano a reagire all'inizio, la concentrazione di A e di B, di C e D comincia a essere sensibilmente diversa da zero. Quindi aumenta, fino a raggiungere un valore limite oltre il quale non aumenta più. E adesso, se io non vado a sfottere questo sistema qui, queste concentrazioni restano inalterate. Cioè, quello che sembra l'osservatore esterno, di che cosa avverte? Avverte che è come se il composto A e il composto B inizialmente reagiscono fra di loro e poi poco alla volta perdono la capacità di reagire, non ce la fanno più a reagire. Che cosa è successo? Che cosa succede? In effetti non è questo quello che si verifica, questa è la sensazione che ha l'osservatore esterno. Perché quello che si verifica realmente è che A e B cominciano a reagire tra di loro. Quando A e B reagiscono tra di loro e cominciano a prodursi C e D, anche C e D possono reagire fra di loro per ridarli a B. Ovviamente la velocità con cui A e B reagiscono fra di loro per dare C e D e la velocità con cui C e D reagiscono fra di loro per dare A e B è ovviamente direttamente proporzionale alle concentrazioni dei reagenti e dei prodotti di reazione. Pertanto questo che cosa significa? Significa praticamente che mano a mano che la reazione procede, la concentrazione di A e di B diminuisce e diminuisce anche la velocità della reazione diretta. Mano a mano che la reazione inversa che da C a D dà origine ad A e B procede, la concentrazione di C e D aumenta e quindi aumenta anche la velocità della reazione inversa. In effetti, quando si è raggiunta questa
situazione che potremmo definire di stallo, cioè le concentrazioni dei reagenti e dei prodotti di reazione non variano più, noi abbiamo semplicemente che si è verificato che la velocità della reazione diretta, chiamiamola R con D, risulta essere uguale alla velocità della reazione inversa. Cioè che nell'unità di tempo lo stesso numero di moli di A e di B reagiscono fra di loro per dare origine a C e a D, e lo stesso numero di moli di C e D reagiscono fra di loro per dare origine ad A e B. Cioè, in poche parole, si è raggiunta una situazione di equilibrio. Ma questo non è un equilibrio fisico, come era nei casi che abbiamo considerato precedentemente, è un equilibrio di tipo chimico. Ma anche questo equilibrio che è di tipo chimico risponde, come vedremo fra poco, al principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier. Adesso, se vogliamo andare a trattare matematicamente questa situazione di equilibrio, diciamo che le reazioni che sono di equilibrio chimico rispondono alla legge dell'azione di massa, e l'espressione della legge dell'azione di massa si può andare a ricavare in maniera incontrovertibile da considerazioni termodinamiche. La qualcosa però è abbastanza complicata e, diciamo, un po' tediosa anche, e non è, diciamo così, oggetto di questo corso. Questo tipo, diciamo, di dimostrazione si può fare però in maniera molto facile dal punto di vista cinetico, e ve la faccio vedere perché è una dimostrazione molto molto semplice e vi rende anche conto del fatto di come si arrivi a questa espressione della legge dell'azione di massa. Se noi facciamo l'ipotesi che questa sia una reazione che avvenga in uno stadio elementare, ovviamente, diciamo, qui abbiamo messo numeri A, B, C e D, sono numeri quelli che sono, insomma. Ma se noi facciamo questa ipotesi, noi abbiamo che è vero quello che diciamo successivamente. Comunque, il tipo di dimostrazione che io vi propongo è valida anche se la reazione non si verifica in uno stadio elementare. È semplicemente matematicamente più complicata. Quel testo che io vi ho consigliato, che oramai non si stampa più, che secondo me era il testo più bello di chimica che esisteva, il Cienko Plane, vi riporta la dimostrazione sia nel caso più semplice sia nel caso più complicato. Io ve la faccio vedere solo nel caso più semplice, perché mi interessa solo farvi capire che è una cosa che ci si può arrivare con due passaggetti matematici molto molto semplici. Quindi, nel caso in cui la reazione avviene in un solo stadio e quindi i coefficienti stechiometrici coincidono con gli ordini di reazione, noi possiamo scrivere che la velocità della reazione diretta è data da K con D, costante cinetica della reazione diretta, che moltiplica la concentrazione del reagente A elevato al proprio coefficiente stechiometrico, che è A piccolo, per concentrazione di B elevato al proprio coefficiente stechiometrico. Va bene? Altrettanto possiamo scrivere per la reazione inversa. Per la velocità della reazione inversa R con I, noi possiamo scrivere K con I, costante cinetica della reazione, diciamo così, inversa, che moltiplica praticamente concentrazione del... In questo caso consideriamo come reagente C e come reagente D, quindi concentrazione di C elevato a C per concentrazione di D elevato a D. Va bene? All'equilibrio noi capiamo che R con D è uguale a R con I, quindi sono uguali anche i secondi membri. Quindi eguagliamo i secondi membri. Dall'uguaglianza dei secondi membri scaturisce che K con D è uguale a concentrazione di A elevato a A per concentrazione di B elevato a B, uguale K con I che moltiplica concentrazione di C elevato a C moltiplicato concentrazione di D elevato a D. Allora, portiamo K con I a primo membro e A e B a secondo membro, quindi verrà K con D fratto K con I uguale a concentrazione di C elevato a C per concentrazione di D elevato a D.
fratto concentrazione di A elevato a per concentrazione di B elevato a B. Ma noi abbiamo che K con D a chi è uguale? Diciamo K con D è uguale a il fattore di frequenza moltiplicato E elevato a meno energia d'attivazione della reazione diretta fratto RT. K con I invece a chi è uguale? È uguale al fattore di frequenza, che sarà lo stesso perché è la stessa reazione, moltiplicato per E elevato a meno energia d'attivazione della reazione inversa fratto RT. Adesso A e A se ne vanno e abbiamo praticamente che qui risulta uguale a E elevato all'energia d'attivazione della reazione diretta meno l'energia d'attivazione della reazione inversa fratto RT. Ma la differenza tra l'energia d'attivazione della reazione diretta e l'energia d'attivazione della reazione inversa, che cosa era uguale? Ho cancellato il diagramma, ve lo rifaccio subito. L'energia d'attivazione della reazione diretta è questa, l'energia d'attivazione della reazione inversa è questa. La differenza è questa qui. Che cos'è questo qui? È il delta H. Quindi praticamente avremo E elevato a meno delta H fratto RT. Cioè in poche parole vi dice che il rapporto, questa legge dell'azione di massa vi dice che il rapporto del prodotto della concentrazione dei prodotti di reazione, ognuno elevato al proprio coefficiente stoichiometrico, fratto il prodotto della concentrazione dei reagenti, ognuno elevato al proprio coefficiente stoichiometrico, è una costante. E questa costante è unicamente funzione della temperatura. E la funzione con cui dipende dalla temperatura è questa qui. È chiaro? Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che se io ho una reazione esotermica, praticamente questo delta H è negativo, quindi segno negativo qui, questo esponente assume valore positivo. Poiché la T sta al denominatore, vuol dire che la costante di equilibrio diminuirà all'aumentare della temperatura, cosa che è pienamente prevedibile sulla base del principio dell'equilibrio mobile degli Chatelier. Invece praticamente se noi abbiamo una reazione endotermica, questo sarà un numero positivo, qui c'è il numero negativo, questo rimane tutto questo esponente negativo, e quindi dato che la temperatura assoluta sta al denominatore, all'aumentare della temperatura assoluta aumenterà anche il valore della costante di equilibrio. Va bene? Diciamo, questa legge dell'azione di massa governa praticamente tutte quante le reazioni di equilibrio. Ci si arriva in questa maniera, diciamo così, con due passaggetti matematici. Vedete, la promessa che io vi ho fatto è che tutte le mie dimostrazioni ci volevano non più di due o tre passaggi matematici, è sempre rispettata. Va bene, la legge dell'azione di massa però può essere rappresentata sotto forma, diciamo così, di concentrazioni, ma può essere rappresentata molto spesso anche sotto forma di pressioni parziali. Diciamo, questi sono tutti quanti dei gas. Perché? Perché chiaramente se voi andiamo a ricordare l'equazione di stato dei gas perfetti, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che PV è uguale a nRT. Se noi praticamente portiamo V al secondo membro, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che P è uguale a N fratto V per RT. Ma N fratto V a chi è uguale? È uguale praticamente alla concentrazione per R.
Quindi praticamente se noi andiamo a fare questo ragionamento per ognuno, diciamo così, dei componenti A, B, C e D, noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che se lo andiamo ad applicare al componente A, abbiamo che P con A sarà uguale a N con A fratto V per R per T. Quindi sarà uguale a concentrazione di A moltiplicato R moltiplicato T. Poi abbiamo praticamente che altrettanto per il componente B, quindi possiamo scrivere che P con B sarà uguale a concentrazione di B che moltiplica R e T, altrettanto per il componente C, cioè concentrazione di C moltiplicato R e T, e abbiamo praticamente anche che questo è vero per P con D uguale concentrazione di D fratto R. Va bene? Adesso praticamente noi possiamo andare a scrivere quindi l'espressione della legge dell'azione di massa anche praticamente in termini di pressione parziale. Se invece di andarla a scrivere in termini di concentrazione, noi potremmo andare a scrivere che K con P. Vedete, se le grandezze sono espresse come pressioni parziali, la costante di equilibrio si indica con K con P. Se le grandezze sono espresse in termini di concentrazioni, si indica con K con C. Quello che vi avevo detto stamattina, la costante cinetica si indica con la K piccola, con la K minuscola. La costante di equilibrio si indica invece con la K maiuscola. Diciamo, generalmente, noi le disegniamo sempre, scriviamo sempre come se fossero uguali, K piccola e K maiuscola. Diciamo, la K maiuscola dovrebbe essere disegnata così, la K minuscola dovrebbe essere disegnata così. Vabbè, però insomma, la differenza tra la K maiuscola e la K minuscola è sempre decisa così. Dicevo, quindi, sempre per questa reazione qui, se noi andiamo a esprimere la legge dell'azione di massa in termini di pressioni parziali, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che pressione parziale del componente C elevato a C moltiplicato pressione parziale del componente D elevato a D fratto pressione parziale del componente A elevato ad A moltiplicato ancora pressione parziale del componente B elevato a B. Se volete vi posso mostrare, diciamo senza grossi problemi, come questa espressione qui è perfettamente uguale, diciamo no, è uguale, equivalente a questa espressione qui. Adesso guardate un po', andiamo a sostituire A P con C, P con D, P con A, P con B, questa espressione qui. Noi che cosa avremo? Avremo al posto di P con C ci andiamo a mettere questo, quindi concentrazione di C per RT elevato a C per concentrazione di D per RT elevato a D fratto concentrazione di A per RT elevato ad A. Moltiplicato concentrazione di B per RT elevato a B. Adesso facciamo un poco di pulizia. E cosa esce fuori? Raggruppiamo tutte le concentrazioni assieme. K con C elevato a C, K con D, scusate, concentrazione di C elevato a C, concentrazione di D elevato a D, fratto concentrazione di A elevato ad A, moltiplicato concentrazione di B elevato a B. E qui che cosa compare? RT elevato a C per RT elevato a D, che fa RT più C più D, fratto RT elevato ad A, quindi fa RT elevato a C più D meno A, ancora diviso RT elevato a B, quindi RT elevato a C più D meno A meno B.
Quindi potremo scrivere alla fine che RT elevato a C più D meno A meno D. Va bene? Adesso questo C più D meno A meno D a cosa è uguale? È uguale alla somma dei coefficienti stechiometrici dei prodotti di reazione meno la somma dei coefficienti stechiometrici dei reagenti. Sinteticamente è indicato con la scrittura delta N ed è chiamato sinteticamente la variazione del numero di moli che si ha nel corso della reazione. Prendiamo una reazione reale, invece di prendere una reazione generica, prendiamo la reazione, vedete? PCl5 che si dissocia e mi dà PCl3 gassoso. Più PCl, più Cl2. In questo caso il V è 1, è chiaro? Ho dimenticato di dirvi che quando la reazione è d'equilibrio, la situazione d'equilibrio si denota con una doppia freccia. Va benissimo. Allora, praticamente, noi possiamo scrivere che questa roba qui è uguale concentrazione di C moltiplicato concentrazione di D fratto concentrazione di A elevato a A per concentrazione di B elevato a B moltiplicato RT elevato a delta N. Ma questa roba qui a chi è uguale? È uguale all'espressione della legge dell'azione di massa e questa a sua volta è uguale alla costante d'equilibrio espressa in termini di concentrazione. Quindi potremo scrivere alla fine che K con P è uguale a questa roba qui che sarà uguale a K con C per RT elevato a delta n. Va bene? Adesso nel caso che voi avete una reazione tipo questa qui, vedete? H2O più CO che si mette in equilibrio e vi dà H2 più CO2 tutti quanti gassosi. In questo caso il delta n a quanto è uguale? 1 più 1 uguale 2, meno 1 meno 1 uguale 0. In questo caso qui delta n è uguale a 0. Se delta n è uguale a 0, RT elevato a 0 fa 1 e quindi nel caso in cui non c'è variazione del numero di moli nel corso della reazione chimica, noi abbiamo che la costante d'equilibrio espressa in termini di pressioni parziali coincide numericamente con la costante d'equilibrio espressa in termini di concentrazione. Ed inoltre, guardate bene anche un'altra cosa, le dimensioni di una costante d'equilibrio quali sono? Dipendono dalla reazione che noi stiamo considerando. È chiaro? Cioè, se noi abbiamo una reazione praticamente tipo questa qui, vedete? Se noi la andiamo ad esprimere in termini di concentrazione, le dimensioni di questa costante d'equilibrio saranno molilitro elevato a C più D meno A meno B, quindi molilitro elevato a delta N. Quale che sarà il delta N, quelle verranno le unità di misura. Molilitro a più 1, molilitro a più 2, molilitro a meno 1, molilitro a meno 2. O può essere anche molilitro elevato alla 0. Se sono molilitro elevato alla 0, questo che significa? Significa che la costante d'equilibrio sarà espressa da un numero adimensionale. Ed infatti, se il delta N è uguale a 0, abbiamo che la costante d'equilibrio espressa sotto forma di concentrazioni avrà lo stesso valore numerico della costante d'equilibrio espressa in termini di pressioni parziali. Perché anche se noi andiamo a esprimere
la legge dell'azione di massa in termini di pressioni parziali, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che le dimensioni quali saranno? Saranno quelle di pressioni elevato a C più D meno A meno B, quindi pressioni elevate a delta N. Ma se il delta N è uguale a 0, praticamente delta N, qualunque cosa elevata a 0 è uguale a 1, quindi anche in questo caso le dimensioni sono quelle di un numero 1. Chiaro tutto questo? Allora, per, diciamo così, terminare il discorso, dobbiamo, diciamo così, andare un pochettino a vedere questo sistema in equilibrio che cosa fa quando noi l'andiamo a sfruttare. Allora, praticamente, per andare a vedere un pochino cosa fa un equilibrio quando noi, un sistema in equilibrio chimico, quando noi l'andiamo a perturbare, noi possiamo, diciamo così, vederlo o dal punto di vista analitico, cioè ci mettiamo equazioni alla mano, ci facciamo i calcoli e vediamo che cosa succede, o lo possiamo fare applicando il principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier, che è una cosa molto più semplice e molto più veloce. Cominciamo a ragionare col principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier, ve lo farò anche vedere un pochettino come si fa analiticamente. Dunque, i fattori che sono, diciamo così, che hanno influenza sull'equilibrio chimico, le grandezze che hanno influenza sull'equilibrio chimico, sono la pressione, la temperatura, il volume del reattore dove avviene la reazione chimica e ovviamente tutte le concentrazioni di tutte le specie presenti nel sistema. Quindi se abbiamo la reazione A che reagisce con B per darci C e per darci D, la concentrazione di A, B, C e D. Allora vediamo un pochettino ognuna, diciamo così, di queste grandezze come, diciamo così, influenza va a influenzare questo sistema che è in equilibrio chimico. Da quale vogliamo cominciare? Vogliamo cominciare per esempio con la pressione? Cominciamo a ragionare sulla pressione, va bene? Allora, per la pressione è più semplice andare a ragionare su una reazione reale piuttosto che su una reazione, diciamo così, eccola qua, l'ho già scritto, che su una reazione, diciamo così, convenzionale, una reazione generale, generica. Prendiamo questa reazione qui, la decomposizione del pentacloruro di fosforo PCl5 in PCl3 più Cl2. Cancelliamo un po' tutto quello che gli sta attorno, così isoliamo un pochettino questa reazione. Allora, noi aumentiamo la pressione del sistema, cioè in poche parole noi abbiamo un reattore, questa reazione è in equilibrio sotto una certa pressione totale del sistema, che ovviamente sarà la somma delle pressioni parziali del PCl5, del PCl3 e del Cl2. Noi prendiamo e raddoppiamo questa pressione. Secondo voi che cosa succede? Benissimo, applichiamo il principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier. Il principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier che cosa ci dice? Ci dice che se noi perturbiamo un sistema in equilibrio, questo reagirà in maniera da minimizzare la perturbazione apportata. La perturbazione apportata qual è? È un aumento di pressione. Quindi il sistema reagirà con quella trasformazione che ci permette di abbassare la pressione del sistema. Qual è la trasformazione che permette di abbassare la pressione del sistema? L'ulteriore dissociazione del PCl5 per darci altro PCl3 e Cl2 o la combinazione di una molecola di Cl2 con una molecola di PCl3 per darci dell'altro PCl5? Ovviamente è la seconda. Benissimo. Perché? Perché praticamente quando si verifica questa reazione di riassociazione di una molecola di Cl2 con una molecola di PCl3, abbiamo che invece di avere due molecole gassose, abbiamo una sola molecola gassosa, quella di PCl5.
E ovviamente una molecola gassosa esercita una pressione inferiore a quella esercitata da due molecole gassose. Se invece di parlare in termini di molecole parliamo in termini di moli, se noi abbiamo un recipiente di un certo volume, ci abbiamo praticamente due moli di gas. Due moli di gas esercitano una pressione che è esattamente doppia a quella esercitata da una mole di gas. Quindi concludiamo che la trasformazione che mi permette di abbassare la pressione del sistema e quindi di minimizzare la perturbazione apportata, che è stata un aumento di pressione, è la riassociazione di una molecola di CL2 con una molecola di PCl3 per darci una molecola di PCl5. Quindi l'equilibrio si sposterà da destra a sinistra e sarà favorita variazione inversa. Va bene? Per converso, se noi dimezziamo la pressione regnante nel sistema, che cosa succede? Abbiamo praticamente che, anche in questo caso, abbiamo che la pressione viene dimezzata. Quindi verrà, diciamo, favorita la trasformazione che mi permette di minimizzare questa diminuzione di pressione, cioè che mi fa salire la pressione. Qual è la trasformazione che mi fa salire la pressione? È la dissociazione di una molecola di PCl5 in due molecole di PCl3 e CL2. Perché? Perché due molecole esercitano una pressione che è superiore a quella esercitata da una molecola. Va bene? Lo vogliamo vedere anche queste considerazioni da un punto di vista analitico, proprio a dire, voi, qualcuno di voi potrebbe dire, siete, ma tu sto principio dell'equilibrio mobile delle strategie, sì, ce l'hai smammato così, ma a me piacciono i numeri, io voglio vedere i numeri, mi convincono solo le funzioni matematiche. Ah, vediamolo con la funzione matematica. Allora, guardate qui, io ho che la legge dell'azione di massa espressa in termini di pressioni parziali, cosa mi dice? Mi dice che la pressione parziale di PCl3 moltiplicato per la pressione parziale di CL2 fratto la pressione parziale di PCl5 è uguale alla costante di equilibrio K con P. Ma per la legge di Dalton io posso scrivere che PCl3, la pressione parziale di PCl3, è uguale al prodotto della pressione totale per la frazione molare di PCl3, e altrettanto possiamo dire per CL2 e per PCl5, cioè la pressione parziale di PCl5 è uguale al prodotto della pressione totale per la sua frazione molare. Sostituiamo queste tre, come si dice, queste tre relazioni qui dentro e otteniamo che pressione totale moltiplicato frazione molare di PCl3, pressione totale moltiplicato per frazione molare di CL2, pressione totale moltiplicato per frazione molare di PCl5. P totale e P totale se ne vanno e resta praticamente P totale che moltiplica Y di PCl3 che moltiplica Y di CL2 fratto Y di PCl5. Adesso, se noi aumentiamo la pressione del sistema, questo P totale aumenta. Il prodotto della pressione totale per questa frazione deve restare costante. Quindi, se questo aumenta, vuol dire che questa frazione deve diminuire. Per diminuire questa frazione, cosa deve succedere? Che deve diminuire il numeratore e deve aumentare il denominatore. Quindi che significa? Significa che deve diminuire la frazione molare di PCl3 e CL2 e aumentare la frazione molare di PCl5. Quindi questo che significa?
significa che un certo numero di molecole di PCl3 dovrà reagire con un uguale numero di molecole di Cl2 e trasformarsi in PCl5. Quindi quello là che vuole vedere proprio le relazioni matematiche è soddisfatto. Così come pure se noi abbassiamo la pressione del sistema, questo prodotto deve restare costante. Questo è diventato più piccolo, questa frazione deve diventare più grande. Deve diventare più grande questa frazione, devi aumentare il numeratore e diminuire il denominatore. Quindi questo vorrà dire che altre molecole di PCl5 si dovranno dissociare e dare origine ad altre molecole di PCl3 e Cl2. Va bene? Adesso vogliamo andare a ragionare sul volume? Ragioniamo sul volume. Allora, io ho sempre questa reazione qui, ragioniamo sempre su questa reazione. Io praticamente ingrandisco, raddoppio il volume del recipiente dove avviene questa reazione qui. Quindi io raddoppiando il volume del sistema, che cosa faccio? È come se abbassassi la pressione del sistema. Abbassare la pressione del sistema che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente favorire la, diciamo così, trasformazione che permette un aumento del numero di moli. Quindi un aumento del volume del sistema favorirà la reazione diretta, cioè quella che porta dalla dissociazione di PCl5, PCl3 e Cl2. Così come pure se noi andiamo a dimezzare il volume del reattore dove avviene questa reazione, io che faccio? È come se raddoppiassi la pressione. E quindi un aumento di pressione mi favorisce la riassociazione di PCl3 e Cl2 per darci PCl5. C'è sempre quello là di cui scassambrella che deve dare fastidio. No, io se non vedo la reazione di massa in termini di costanti, in termini di, come si dice, di concentrazione. Quindi concentrazione di C elevato a C, concentrazione di D elevato a D, concentrazione di A elevato ad A, concentrazione di B elevato a B. Bene. Ma C a chi sarà uguale? Sarà uguale al numero di moli di C fratto B, così come pure D sarà uguale al numero di moli di D fratto B, così come pure concentrazione di A sarà uguale al numero di moli di A fratto B e concentrazione di B sarà uguale al numero di moli di B fratto B. Sostituiamo qua dentro e abbiamo numero di moli di A fratto V elevato ad A, scusate, numero di moli di C fratto V elevato a C, numero di moli di D fratto V elevato a D, numero di moli di A fratto V elevato ad A, numero di moli di B fratto V elevato a B. Adesso ripuliamo un poco questa espressione e cosa viene? Viene praticamente n con c elevato a c per n con d elevato a d moltiplicato n con a elevato a per n con b elevato a b, scusate, che moltiplica v elevato a meno c meno d più A più B, cioè uguale a che cosa? A meno delta N. Va bene? Quindi, nel nostro caso, non l'avrei dovuto fare per questo, l'avrei dovuto fare per questo qui. Vabbè, praticamente che cosa sarebbe venuto? Sarebbe venuto nel nostro caso, vedete, questo, se avessi fatto tutti quanti questi passaggi per K con C, sarebbe venuto quindi... concentrazione di PCl3 che moltiplica concentrazione di Cl2 fratto concentrazione di PCl5 viene poi il numero di moli di PCl3 elevato a 1 per il numero di moli di Cl2
elevato ad 1 fratto numero di moli di PCl5 elevato ad 1, che moltiplica praticamente, a questo punto possiamo dire, V elevato a meno delta N. Meno delta N nel nostro caso è uguale a 1, quindi V elevato a meno 1. Quindi praticamente in questa maniera qui. Quindi possiamo scriverlo più semplicemente come 1 fratto V. Benissimo, come al solito. Io che cosa faccio? Raddoppio il volume. Quindi raddoppiando il volume, questo fattore qui diminuisce. Quindi questo fattore qui deve aumentare. Quindi che significa? Che il numero di moli di PCl3 e di CL2 deve aumentare e il numero di moli di PCl5 deve diminuire. Cioè l'equilibrio si sposta da sinistra verso destra ed è favorita la reazione diretta. Io che cosa faccio? Vado a diminuire il volume del sistema. Quindi questa frazione, diminuendo V, aumenta questo fattore. Aumentando questo fattore, dato che il loro prodotto deve essere costante, questo qui deve diminuire. Quindi deve diminuire il numeratore di questo e deve aumentare il denominatore. Quindi praticamente delle molecole di PCl3 e di CL2 dovranno reagire fra di loro e darci PCl5. Va bene? Ultima temperatura. Non siamo ancora arrivati all'ultima. La temperatura, allora, se noi andiamo a aumentare la temperatura in un sistema che è in equilibrio chimico, okay? Noi che cosa dobbiamo, come reagirà il sistema? Reagirà praticamente con la trasformazione endotermica, cioè con quella lì che assorbe calore, perché come al solito il principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier che cosa ci dice? Che se noi andiamo a perturbare un sistema in equilibrio, questo reagirà in maniera tale da minimizzare la perturbazione apportata. La perturbazione apportata cos'è? Un aumento di temperatura e quindi tenderà a far avvenire la reazione che assorbe calore. Quindi praticamente noi dovremmo sapere qual è il delta H di quella reazione che abbiamo scritto lì. Adesso vi chiedo, secondo voi sapreste intuire se è un delta H positivo o un delta H negativo? Se quella reazione di dissociazione termica del PCl5 è endotermica o è esotermica? È endotermica, benissimo. E perché è endotermica? Perché praticamente questa è una reazione di dissociazione in cui si rompono dei legami. E i legami si rompono dando energia. Quindi questa non può che essere una reazione endotermica. Quindi se io aumento la temperatura, io favorisco il processo che assorbe calore e quindi favorisco la dissociazione praticamente del pentacloruro di fosforo, con formazione di tricloruro di fosforo e cloro, quindi è favorita la reazione diretta, cioè quella che porta da sinistra a destra. Se io invece abbasso la temperatura, ovviamente che cosa succede? Che è favorita la reazione che produce calore. Qual è la reazione che produce calore? Ovviamente se la dissociazione del PCl5 assorbe calore, la riassociazione di due molecole di PCl3 e CL2 mi produce calore e quindi è favorita la reazione inversa, cioè quella che porta da destra a sinistra. D'altra parte noi queste considerazioni le avevamo già fatte quando avevamo visto che la dipendenza della... La dipendenza praticamente della costante di equilibrio dalla temperatura era K di equilibrio uguale a E elevato a meno delta H fratto RT. Chiaro? Quindi da questa formula si capisce che se la reazione è endotermica, il delta H è positivo, l'esponente ha valore negativo, quindi è favorita da un aumento di temperatura. Se invece, cioè avevamo ricavato quella espressione in cui avevamo che la costante K con C era uguale a E elevato a meno delta H fratto RT. Non l'ho cancellata, ma era questa l'espressione che avevamo avuto, quindi anche analiticamente si può dire. Quindi se delta H è positivo, questo esponente è negativo e quindi praticamente questa è una funzione crescente della temperatura. Se delta H è negativo, questo esponente diventa positivo,
E dato che la temperatura sta al denominatore, è una funzione decrescente della temperatura. Ultimo punto che dobbiamo andare a vedere. Concentrazione dei reagenti e dei prodotti di reazione. Molto semplice questo punto qui. Supponiamo di avere questo sistema in equilibrio, vedete? Vedete, supponiamo, diciamo così, di avere in un reattore PCl5, PCl3 e Cl2 che sono in equilibrio tra di loro. Io vado a perturbare questo sistema in equilibrio andandoci ad aggiungere dell'altro PCl3. Come reagirà il sistema? Applichiamo il principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier. Se un sistema viene perturbato, il sistema reagirà in maniera da minimizzare la perturbazione apportata. La perturbazione apportata qual è stata? L'aumento della concentrazione del PCl3. Quindi verrà favorita quella trasformazione che diminuirà le moli di PCl3. Quindi del Cl2 reagirà con del PCl3 per darci altro PCl5. Pertanto, guardate un pochettino in questa formula qui. Per esempio, ecco, in questa formula qui, se io aumento il numero di moli di PCl3, questo denominatore, questo fattore aumenta. Quindi allora, praticamente, poiché deve restare costante, questo qui resta costante perché non lo tocchiamo, aumenta questo qui, quindi deve reagire questo qui con questo qui per darci dell'altro di questo. Quindi il denominatore dovrà aumentare, il numeratore dovrà diminuire, quindi delle moli di PCl3 devono reagire con Cl2 per darci PCl5. Così come pure se io per esempio aggiungo del PCl5, che cosa succede? Succede praticamente che il sistema reagisce in maniera da minimizzare la perturbazione apportata, quindi il PCl5 si dissocia, mi dà altro PCl3 e Cl2. Se lo vogliamo andare a vedere qui sopra, io aumento questo denominatore, la frazione deve restare costante, quindi questo dovrà reagire e mi dovrà fare aumentare questo e questo. Va bene? Poi, che ne so, che possiamo fare? Togliamo dal sistema qualche quantità di PCl3. Il sistema reagirà in maniera da minimizzare la perturbazione apportata. Quindi si dissocieranno delle moli di PCl5 per darci altro PCl3 e Cl2. E il sistema si porterà in equilibrio. Quando è che si arresta questo processo? Quando praticamente i valori di N di PCl3, N di Cl2, N di PCl5 assumono un valore tale che il loro rapporto mi dà un valore uguale a K/C. Va bene? Ok? Benissimo ragazzi. Ci vediamo la settimana prossima.